studi e boutique legali e professionali, categoria diritto del lavoro. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno, relazioni industriali e sindacali, contrattualistica. La motivazione. I livelli di eccellenza raggiunti in tutte le aree del labor e in particolare la completezza e la concretezza dell'attività svolta in materia di contrattualistica nelle relazioni industriali e sindacali fanno dello studio una boutique d'eccellenza nel diritto del lavoro nel panorama nazionale. The winner is La Bauer. Bellissimo aver sentito già, almeno io l'ho sentito in sottofondo, i ringraziamenti. Io saluto subito chi è collegato con me, l'avvocato Maria Teresa Noro, associato, e avvocato Roberto Balestra, anche lui associato. Benvenuti a entrambi. Grazie, grazie infinite e grazie del premio. Ci mancherebbe, è stato bello, grazie. Dicevo, aver sentito la vostra voce fin dalle battute iniziali della nostra sigla, no? Prima ancora che vi salutassi, perché questo determina insomma un po' la gioia di aver ricevuto, credo, un riconoscimento, ma adesso passo subito la parola a voi, in un periodo come questo. A prescindere, un premio è sempre ben accetto, ma insomma credo che in un momento difficile sia ancora più gratificante. Allora partirei dall'avvocato Noro. Sì, grazie. Purtroppo questo Covid-19 ci ha tolto la bellezza della nostra quotidianità, che è fatta di lavoro, ma è fatta anche di rapporti tra le persone, anche di festa, perché la festa che avevate organizzato è una festa alla quale partecipiamo noi avvocati volentieri. Quindi l'importante è che comunque questa festa si sia mantenuta, anche se con delle altre modalità. E il nostro lavoro non è cambiato molto in questa pandemia, anzi si è un po' rallentato il giudiziale, ma lo stragiudiziale è parecchio importante, perché le aziende nella prima fase ci avevano chiesto molte indicazioni, ora si fanno sentire meno perché purtroppo sanno già come muoversi o come restare ferme. In ogni modo è un periodo difficile, speriamo che la nostra quotidianità di lavoro, ma anche di gioie e di festeggiamenti, si possa presto ripristinare e per sempre. Assolutamente sì, questo è anche un ottimo messaggio e di buon auspicio per il futuro. Insomma, avvocato Balestra, chiedo anche a lei un commento e insomma anche tutti i dettagli del caso rispetto all'immediato futuro. L'immediato futuro è ancora pieno di incertezza, perché è una situazione completamente nuova per tutti quanti, a cui quotidianamente ci dobbiamo adeguare, e dobbiamo guardare sempre con attenzione ai cambiamenti che ci sono, in questo caso che ci vengono proprio dalla vita quotidiana e dalle necessità contingenti, che speriamo, anche in base a quello che sono le ultime notizie di stampa, possano trovare una soluzione nel più breve tempo possibile, ma comunque sarà una soluzione che è tutta da costruire e dovrà ancora tutta quanta arrivare, quindi ancora dovremo capire bene cosa sarà, come sarà. Per ora è una quotidianità nuova per tutti. Assolutamente sì, però insomma il fatto, insomma, un ultimo commento da parte di entrambi, di aver ricevuto, come dicevo, insisto su questo punto, ma perché secondo me non è indifferente, un riconoscimento proprio in questo contesto significa aver sottolineato come le basi siano fondamentali, le fondamenta, insomma, uso sempre una parola simile, siano assolutamente necessarie, no? Per lavorare per il futuro. Sì, assolutamente sì. Grazie di averlo mantenuto nonostante le difficoltà. Grazie. Ma grazie a lei, avvocato Balestra. Assolutamente sì, è vero. Le basi sono fondamentali, sono quello su cui dobbiamo costruire anche il futuro che deve arrivare. Siamo molto contenti di questo premio, che seppur con una forma nuova, innovativa, a cui siamo obbligati
dalla contingenza è comunque molto importante, perché è una prosecuzione che è assolutamente fondamentale. Ma guardate, visto che ormai, come abbiamo ricordato anche insieme noi tre, insomma, abbiamo imparato a vivere la quotidianità diversamente, questa è già una festa, se mi permettete, quindi ancora complimenti a voi. E poi per la festa fisica arriverà, quindi mettiamola così, ci diamo appuntamento a quando questo periodo, insomma, speriamo prima possibile, sarà archiviato. Quindi ancora grazie all'avvocato Maria Teresa Noro e all'avvocato Roberto Balestra, associati entrambi di La Bauer, complimenti per questo premio. Grazie per l'auspicio. Esatto. Arrivederci. Grazie. Ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo messi tanti sul tavolo, speriamo almeno uno si avvererà. Grazie ancora. Grazie. Grazie.